Sandra, garden designer, bellissima professione, io sono del Lago Maggiore, quindi legato al verde in maniera proprio stretta, con i giardini botanici, le isole che conosci immagino bene, molto bene, le varie essenze, però sempre stato legato al verde. Mi interessa, ci interessa il tuo momento di indagine rispetto all'outdoor, che ovviamente parte dal green, ma che non si ferma lì, perché deve dialogare con le strutture, con i percorsi, e con le richieste del committente. Allora, progresso, secondo me è la parola che mi viene in mente per prima. C'è ormai una correlazione strettissima tra il verde, l'outdoor, cioè il vivere l'esterno e il vivere normale, come lo abbiamo concepito finora. Quindi non si parla soltanto di abitare, quanto proprio di comunicare con il verde che a mio avviso diventa sempre più fondamentale nel nostro esistere quotidiano. Ora più che mai questo periodo di difficoltà ci ha insegnato anche a parlare con la natura più di quanto non sia mai stato fatto finora. Io sai perché ride? Perché una volta le icone erano solo immobili, adesso ci sono piante icona, ci sono app che riconoscono dalle foglie l'essenza, esatto, che ti raccontano anche la storia. C'è tutta una nuova cultura, io dico finalmente, rispetto al verde, anche a volte delle forzature, perché alcuni paesaggisti forzano essenze, concordo, in luoghi, in stagioni non consone. Ecco. Però ecco, in questo senso la rivoluzione verde, che ha insegnato a interpretare il verde non solo prendendolo dalle radici del terreno, ma facendolo volare, facendolo crescere, facendolo arrampicare. E tutto questo secondo me invece è importante. Sono d'accordo con te nell'affermare che ci sono delle ostentazioni inutili, ma anche inutili a volte. Però portare per esempio il verde nella città e farlo percepire laddove era impossibile finora, credo sia fondamentale. Senti, il giardino d'inverno, la serra, la limonaia, questi luoghi che sono poi la cultura dell'esposizione dell'angolo del sole, del clima, del luogo, e quindi una cultura di riparo, di hortus conclusus, certo, no? Se vogliamo dirla in latina. Quanto il verde dialoga con questo tipo di architettura? Tantissimo, e sempre di più, e secondo me sta diventando un'esigenza assoluta della gente. Dicevo prima col collega che io ho tantissima richiesta proprio dell'abitare dentro a questi gusci che praticamente ti fanno stare in mezzo alla natura, nonostante tu sia costretto, soprattutto noi che viviamo nelle regioni fredde del nord, a vivere al coperto, però la percezione del verde e soltanto la visione del verde collegato al tuo vivere quotidiano è indispensabile. Si parlava non solo di privato, ma addirittura, se immaginate per esempio quanto può essere importante in questo momento anche creare queste strutture per degli edifici scolastici, certo, l'ampliamento delle scuole che non sono più chiuse ma che possono diventare aperte, basta un cortile, bastano piante o qualche arbusto. Una struttura bioclimatica col pavimento riscaldato diventa può perfetta, soffrire. E diventa anche finalmente educativa, perché anche i ragazzi possono ritornare ad avere il contatto con il verde che è stato largamente giocando abbandonato. Giocando col verde, il verde è anche schermare, anche labirinto, è anche voyeurismo. C'è un nuovo concetto dell'outdoor che parte da una consapevolezza di se stessi, che è un po' più il mettersi a nudo, nel senso che la casa è un luogo di riparo ma anche dagli sguardi indiscreti, no? Quante volte noi italiani, guardando le case del nord senza tende, con finestre, diciamo ma come, sono nudi in casa, no? Nel senso nudi. Allora c'è secondo te questa idea del verde che può essere usato come schermatura ma anche come apertura, e quanto dobbiamo cambiare in noi mentalità in rapporto alle scatole di vetro ma anche al verde? Guarda, parli con una persona che vive nel vetro e nel ferro, senza tende, assolutamente bandite nella mia casa, quindi io da anni non potrei più vivere. Una delle mie grandi esigenze sempre è nella committenza individuare se questo rapporto esiste, e se non esiste coltivarlo. Hai detto una cosa, perché io credo sia fondamentale. Allora, anche perché puoi schermarti col verde, e non però nel verde della tua percezione, lo fai con un verde esterno. Oggi esistono tantissime soluzioni che sono addirittura
duttili e soprattutto movibili e certo. Soprattutto, ripeto prima, autonome, non c'è più bisogno di pescare, quindi se sei anche sul cemento, tu con il verde verticale, non c'è bisogno di ricorrere ai contenitori, sono autoportanti e certo. Autogestenti. Quindi idroponiche. Anche idroponiche e con questo concetto di autoalimentazione, quindi tu puoi schermare e creare un verde laddove era impossibile, non proponibile prima, e dentro creare la tua oasi e la tua noce, la tua nicchia però che comunica con la vegetazione. C'è molta ignoranza, spesso si mettono in passato anche delle siepi che arrivano a 60 cm, un metro. Ho visto recentemente, rivisto a Villa Panza ma anche in altri luoghi sui miei laghi, le siepi di carpi, no, a spalliera, certo. Che sono una meraviglia. Si mettono giù già, sono già, ma sono armate, sì, perché le coltivano già in vivaio, cioè te le piantano con l'armatura di ferro già inserita e quindi possono potarle, pettinarle a piacere. Sì, arriviamo anche ai 40 centimetri anche con piante che poi in natura arrivano a 8 metri invece. La pianta in sé sì. Certo. Le piante però si possono gestire e addomesticare. Avevamo la Varra ieri con noi che raccontava tutta la parte di progettazione del verde del bosco verticale, che piaccia o non piaccia, è un progetto molto importante anche in questo senso. Sì. Senti, invece il tuo rapporto con il cinema, visto che siamo ospiti di questo fantastico albergo Ausonia Palace a Ungaria, dove vengono i cast, e siamo a Lido, a Venezia, dove Corradi è presente da 7 anni e intercetta questo immaginifico del cinema. Quanto ti aiuta nel tuo lavoro? Tanto, nel senso che spesso nei film che io prediligo ovviamente colgo ispirazioni, in ogni caso nel mio lavoro è anche facile intuire un messaggio anche laddove magari gli altri non lo colgono, ma ci sono film che hanno segnato proprio la mia passione per il verde. Citane uno, dai, così. La giardiniera del re, per esempio, alla prima scena iniziale, che io ritengo sia l'espressione più autentica di quello che può significare fare giardinaggio, fare giardini. C'è una enorme pianta che viene trasportata, siamo all'epoca di Versailles, quindi deve destinarsi ai giardini di Versailles, la stanno trascinando cavalli con una struttura di legno, un'armatura impressionante. Come si chiama? Sì, sono le imbragature delle piante, ma sono i casseri praticamente. Certo. E c'è questo enorme albero che viene trasportato. Io vedendolo mi sono resa conto di cosa potesse significare costruire un giardino allora e quanto invece sia molto più comodo farlo ora con tutto l'apporto tecnologico. E però c'era forse più cultura. Assolutamente, sensibilità. Aspetta. Grazie, Sandra. Prego, anzi un piacere.